Ciao a tutti carissimi amici del Go. Ce l'abbiamo fatta. Allora, finalmente riesco a pubblicare questo travagliatissimo commento e capitolo di Kageyama, del Lessons of Fundamentals of Go, dove studiamo di fatto i Joseki. Il capitolo si intitola Come studiare i Joseki ed è la personale visione di Toshiro Kageyama su come ci si deve approcciare ai Joseki. Allora, ne abbiamo già parlato, molti di voi, anzi moltissimi di voi sicuramente sanno cos'è un Joseki, eccetera. L'unica cosa che forse passa un po' in sordina e in secondo piano e che può anche un po' sconfortare è il fatto che molti di noi sono convinti che il Joseki lo si deve imparare a memoria come una tabellina o come una poesia quando eravamo alle scuole elementari. Niente di più sbagliato. Il Joseki va studiato con un metodo in particolare che andremo a vedere proprio adesso. Ci sarà comunque l'aspetto dell'imparare a memoria tutto quanto, però ripeto, passa in secondo piano. È un video molto corposo perché abbiamo sforato l'ora, per cui non vi rubo altro tempo. Può sembrarvi un pistolotto, in realtà sono tutti argomenti che si conseguono uno con l'altro. Ero un po' indeciso se fare due video separati a metà, ma alla fine ho pensato che, essendo una lezione, uno può anche guardarsene un pezzo adesso e un pezzo un altro momento. È mia intenzione quella di voler cominciare un'ulteriore playlist qui sul canale, dove andremo a studiare insieme i Joseki. Allora, io questo progetto di fare la playlist con i Joseki ce l'ho ovviamente da tantissimo, mi era stata chiesta anche da moltissimi di voi, però mi ero dato come codice deontologico di non cominciare a fare questo lavoro prima di essermene uscito con questo capitolo, perché almeno, perlomeno, adesso parliamo tutti la stessa lingua e abbiamo tutti quanti un punto di riferimento assoluto. Ma non vi rubo altro tempo e partiamo subito con questo splendido capitolo di Toshiro Kageyama. Buona visione. Partiamo subito allora con la consueta introduzione al capitolo che ci fa Kageyama raccontandoci un passo della sua esperienza di vita personale. In pratica lui ci dice che almeno ai suoi tempi tutto quello che era una consuetudine tra loro giocatori di Go veniva definito Joseki. Addirittura per descrivere il movimento dei giocatori nel campo da baseball in modo che tutti fossero perfettamente coordinati, veniva mutuato questo termine dal Go, Joseki, appunto, quasi ad identificare come tutta la disposizione appunto dei giocatori, ma in generale anche di mille altri esempi che porta Kageyama sul libro, fossero pensati per essere messi in quella posizione con un concetto precedentemente studiato. Dice, per finire questa piccola introduzione, che se si sfoglia il dizionario sotto la voce, dizionario giapponese naturalmente, sotto la voce Joseki, la definizione è qualcosa del tipo una pietra giocata in accordo con una formula fissa nel gioco del Go. Per cui a tutti quelli che pensano che una strada per diventare forti nel Go sia quella di imparare 40 o 50 Joseki, lui di cuore ci dice: accomodatevi, fatelo pure, tentate. Tutto quello che fate per aggiungere esperienza al vostro stile di gioco è benvenuto. Però allo stesso tempo si chiede cosa ci sarà di buono ad imparare 40 o 50 Joseki a memoria, quando esistono addirittura decine di migliaia di varianti per ogni Joseki. Immaginiamo che qualcuno abbia appena finito di imparare uno Joseki standard che va molto di moda in un determinato periodo. Questo perché gli stili di gioco, appunto, nei secoli sono sempre cambiati e tra professionisti, quando si svolgono le partite, magari c'è qualcuno che trova una sequenza che può essere interessante e questa viene sviluppata
ed ecco che nasce un nuovo Joseki, per cui quel Joseki diventa, per così dire, di moda tra i giocatori professionisti. Per cui poniamo che i giocatori professionisti lanciano questa moda e i giocatori amatoriali, che naturalmente si ispirano ai professionisti, decidono di aggiungere al loro repertorio questo nuovo Joseki. Quindi questo ipotetico giocatore di Go impara questo Joseki, che va molto in questo periodo, l'ha memorizzato benissimo, e poniamo che Joseki sia questo che vediamo qui in questo angolo del Goban. Abbiamo quindi una pietra di nero giocata nel Komoku, un Kakari di bianco abbastanza classico in questa posizione qui, e nero decide di fare una cosiddetta pinza alta alla pietra di bianco, per cui di giocare in questa posizione. Bianco allora decide di rispondere in quest'altra posizione. Ah, dice nero allora, e continua a premere con questa pietra. Bianco chiude e nero taglia, che sono esattamente le mosse che egli ha imparato a memoria, e sembra che bianco abbia risposto precisamente con il Joseki anche lui. Dopo 5, questa mossa qui di nero tocca nuovamente bianco. Bianco però non conosce il Joseki, per cui non sa rispondere con la mossa prefissata che nero si aspetta, e decide di bloccare in questa posizione. Panico di nero, che comincia a pensare: ma questo non era nel libro che ho studiato sui Joseki, e adesso cosa faccio? E tutti i suoi pensieri naturalmente divengono molto confusi. Egli quindi giocherà una mossa un po' idiota in qua e in là del Goban, perderà naturalmente il suo angolo in pochissimo tempo. Probabilmente, come dice Kageyama in modo simpatico, finirà per insultare addirittura il suo avversario e ad esclamare qualcosa del tipo: ma cosa c'è di divertente a giocare a Go con qualcuno che non conosce nemmeno i Joseki? Questo tizio potrebbe continuare dicendo: io non posso gestirmi dei giocatori che non conoscono i Joseki. E probabilmente l'approccio in questo caso di nero è quello di pensare di diventare forte esclusivamente imparando a memoria tutti i Joseki, e magari a trovarsi di fronte a qualcuno che appunto non li ha studiati, però ha una forza, diciamo, una comprensione del gioco innata dentro, che magari appunto è un po' più bravo, un po' più smart, e riesce a rispondergli a tono anche senza conoscere i Joseki. Ed ecco che questa cosa può risultare frustrante, soprattutto perché per progredire e per mettersi a studiare i Joseki bisogna fisicamente studiare, per cui il Joseki è un po' quella linea di confine che c'è tra il Go preso come dal punto di vista di un gioco, quindi di un passatempo, di una cosa divertente, e il Go come invece una materia talvolta assai ardua da imparare, da studiare alla stregua di qualsiasi altra materia. Sarò brutale nel dirvelo, ma per progredire nel Go da un certo punto in poi, questi benedetti Joseki bisogna conoscerli. Noi possiamo appunto essere molto bravi, andare avanti con le nostre forze, magari avere appunto un'innata propensione per il gioco e progredire, ma a un certo punto questo non basterà più. Questa necessità di imparare i Joseki, però teoricamente, e qui arriva un po', se vogliamo, la buona notizia, tipicamente arriva quando si è avanzati abbastanza all'interno dei Q. Generalmente quando si comincia ad avere un grado intorno al single digit Q, ovvero dal nono Q in su, questa esigenza diventa impellente, ma uno che diventa nono, ottavo, settimo, sesto Q è già un livello, secondo me, in cui si è innamorato del gioco e per lui farebbe qualsiasi cosa. Di conseguenza lo studio del Joseki diventa un piacere, e non dovrebbe perlomeno diventare un piacere e non una cosa noiosa come studiare la storia. Ritornando a noi, quindi, i Joseki sono composti dalle migliori mosse
da entrambe le parti. Tutte le mosse che si diramano dai Giosecchi, ovvero che escono dal perimetro delle variazioni del Giosecchi, sono generalmente delle brutte mosse. Con quest'ultima mossa che ha giocato bianco in questa posizione è addirittura irragionevole, dice Kageyama, e può essere punita da nero, per esempio, con un anè in questa posizione. Dopo la quale bianco è diviso in due. Nero qui si può connettere anche se bianco dovesse fare una minaccia, però nero può sempre mettere in attacco queste due pietre qui. Per questa ragione, quindi, sarebbe meglio per bianco, invece di giocare la sua sesta mossa in questa posizione qui, giocare in questa posizione qui e focalizzare i propri sforzi nello sviluppare questa posizione qui, magari per rafforzarla, dividere ormai questa pietra dalle sue compagne e cercare magari di fare una base in alto per poter vivere e conquistare l'angolo. Lasciare questa pietra al suo destino o comunque mantenerla in quella posizione fin quanto ha ancora dell'agi, ovvero del potenziale. Vediamo come continuerebbe quindi questo Giosecchi. La risposta di nero a questa mossa di bianco è un nobi in questa posizione qui. E il completamento di tutta la variazione è per l'appunto bianco che sviluppa in questa posizione, nero fa un keima in questa posizione, hanè di bianco che mette in scala questa pietra, poi qui noi non sappiamo cosa c'è. Come potete notare, adesso bianco qui ha un gruppo forte che mette in scacco quella pietra di bianco, come ci immaginavamo, è un po' andata a farsi benedire, però entrambi hanno raccolto un po' di vantaggio ai lati, entrambi hanno una pietra sotto scacco e quel minimo di influenza verso il centro c'è, per cui, come il dogma dei Giosecchi vuole, alla fine di questa variazione entrambi i giocatori hanno avuto dei vantaggi, proprio una situazione di relativa parità. Molti giocatori tuttavia non sanno come gestire le mosse non Giosecchi, passate in termini. Alcuni di loro addirittura si scervellano talmente tanto all'inizio della partita, quindi nel Fusecchi, per gestire tutti i Giosecchi e pensare a quali sono le variazioni, qual è la mossa migliore, oddio lo sto facendo giusto, oddio lo sto facendo sbagliato, che tutto questo pensiero li deconcentra e li stanca psicologicamente talmente tanto, perché non dimentichiamoci che il Go è violentissimo da un certo punto di vista, se pensiamo allo sforzo che fa il cervello per pensare a tutte le variazioni. E questa fatica purtroppo ci viene contro quando siamo a medio fine gioco e magari ci si perde di vista delle mosse, magari anche banali, che però ci potrebbero far salvare la partita. Dopo tutta questa disquisizione, perentorio come sempre, Kageyama ci dà due definizioni lapidarie, che però a mio avviso rendono molto l'idea. Con un'equazione, lui ci dice... Giosecchi, ve lo dico come è scritto nel libro, che è in inglese. Giosecchi scholarship è uguale weakness. Cioè vuol dire, il Giosecchi scolastico, studiato a tavolino, a memoria, come se fosse una poesia, è uguale a debolezza. Mentre l'equazione seconda che ci dà è total self-reliance è uguale a strength. Cioè, l'autogestione totale, la capacità di, come si potrebbe dire, di interpolare e di declinare il Giosecchi imparato sul Goban nel momento dell'effettivo bisogno è la vera forza. Con queste due equazioni quindi lui ci sta dicendo che il Giosecchi va sì imparato a memoria, ma per avere il punto di riferimento migliore da sfruttare nella situazione ideale. Per concludere questo breve incipit del capitolo, fa un altro bel esempio discorsivo che rende molto l'idea. Ricordiamoci che questo libro è stato scritto alla fine degli anni 70, per cui sono passati 40 anni, e però anche nella mia esperienza, quando si cerca del materiale, di libri sui Giosecchi ce ne sono
a bizzeffe, ce ne sono tantissimi, continuano a essere stampati, ci sono un sacco di siti dove viene offerta l'opportunità di impararli con mille metodi giocosi, meno giocosi, si possono scaricare complete librerie in SGF per poter studiare i giosechi, per cui di materiale, se uno vuole, ne trova quanto ne vuole. E lui appunto alla fine degli anni 70 dice: ma che numero immenso di libri sui giosechi girano per il paese, per il Giappone degli anni 70? E si pone una domanda per assurdo e dice: se ce ne sono così tanti è perché chi li scrive ha piacere o comunque vuole fare in modo che chi li compra, li legge, li studia diventi forte. Ma se il risultato di chi li legge e li studia non è quello di diventare forte, ma diventare uno, come in questo esempio qui, che se trova un avversario che gli fa una mossa diversa da quella che ha studiato lui, va in crisi e non sa più come muoversi, non procede più con la partita. Ha senso allora scrivere tutti questi libri sui giosechi? Beh, lui dice, ha tantissimo senso, però pochi, tra quelli che hanno scritto questi libri, hanno scritto anche il metodo migliore per studiarli ed impararli. Ed è quello che sta tentando di fare lui con questo capitolo di questo libro, che secondo me è importantissimo. Ci dà quindi i suoi quattro punti fondamentali per lo studio di giosechi. Punto numero 1. Non pensare che tutto quello che dobbiamo fare sia imparare la sequenza delle mosse. Questo non è lo studio di giosechi. 2. Ogni mossa giocata da entrambe le parti all'interno di un giosechi è la migliore mossa. Perciò è importante conoscere la ragione del perché quella mossa è la migliore mossa. Il contenuto di quella mossa, il significato di quella mossa. Se voi vi convincete del perché una pietra è giocata dove e perché, appunto, se questa è una buona mossa, se è una cattiva mossa, eccetera, state compiendo un vero ed effettivo studio del giosechi. Lo state sviscerando. 3. Le mosse di giosechi sono sempre le migliori mosse in una scala locale. Abbiamo visto, per esempio, in questo schema qui, stiamo lavorando in questo quadrante e in questo angolo, ma magari potrebbe diventare la mossa peggiore nel contesto globale della situazione del Gobano. E secondo lui questo terzo punto è uno dei motivi che fa diventare il Go un gioco interessante anziché noioso. Questi tre principi possono essere riassunti con una frase che dice qualcosa come: i giosechi non devono essere imparati, ma devono essere creati. Capite cosa sta cercando di dirci? I professionisti hanno un'esperienza dettagliatissima naturalmente dei giosechi, ma questo non significa che loro conoscano tutti e 10.000 i giosechi che sono in circolazione. Di momento in momento che loro incontrano dei giosechi durante le loro partite, che magari non hanno mai visto prima durante una partita, cercano di sforzarsi di capire quale sarebbe in quel determinato momento, in quella determinata circostanza, la miglior mossa da fare. E molte volte creano addirittura dei nuovi giosechi che diventano dei nuovi standard. Ecco che ritorniamo al discorso che vi facevo all'inizio per introdurre questo discorso qui. Ma andiamo avanti con un altro schema. Benissimo, allora quello che andremo a vedere adesso è un giosechi molto semplice che chiunque può memorizzare anche abbastanza velocemente. Ma non lasciate che la vostra mente vi spinga a impararlo esclusivamente a memoria. Cercate di lavorare, di fare un lavoro per capire il significato di ogni mossa che andremo a fare. Come cominciamo allora? Anche qui, quadrante in alto a destra, abbiamo avuto durante il fuseki, quindi un'apertura di nero nel komoku in questa posizione, e c'è il kakari di bianco in questa posizione. Ecco quindi che tocca nero, il nero andrà a rispondere esattamente in questa posizione. La domanda da fare è: perché quindi nero gioca in quella posizione? Beh, è evidente che vuole forzare
attraverso una pinza questa singola pietra di bianco che, come vedete, comincia a essere appunto circondata e molto schiacciata nella parte alta qui del gobano. Come deve giocare bianco? Bene, bianco allora fa un Nicken Tobi e viene giù facendo il salto di due in questa posizione qui. Ma perché bianco viene qui? La mossa di bianco in questo specifico caso non è dovuta, diciamo, a una prevenzione o a una risposta diretta di quella pietra lì, ma semplicemente bianco si sta mettendo nella condizione in cui, se nero dovesse ad esempio fare un attacco a contatto, quindi uno zucche in questa posizione, c'è la possibilità per bianco di smussare un po' questo attacco, per esempio facendo un nobi in questa posizione e avvicinandosi alla propria pietra, mantenendo quindi connettività e mantenendo pur sempre divisi questi due gruppi. Quindi bianco fa questa mossa per smussare, abbiamo detto, un eventuale attacco qui di nero. Anche se nero volesse attaccare bianco in quella posizione lì, bianco probabilmente con un anè riuscirebbe, vedete, a mantenere una certa connettività con la pietra appena giocata in questa posizione. Quindi bianco fa un Nicken Tobi in questa circostanza per smussare, appunto, è la parola che usa anche Kageyama e mi sembra molto appropriata, andare un po' a lenire l'effetto che può avere un attacco diretto di nero nelle posizioni che abbiamo visto. Tra l'altro, questa posizione qui è anche dolcemente insente. Perché? Perché venendo in questa posizione, bianco comincia idealmente, vedete, a creare una separazione tra queste due mosse, tra queste due pietre, scusate, e minaccia anche un po' questa pietra che comincia a essere da sola e schiacciata in quella posizione. Ecco che, come continua nero quindi questo Joseki, a sua volta con un Nicken Tobi in questa posizione qui. Perché quindi nero gioca in questa posizione qui, in Gotè, perché appunto è in ritardo rispetto a questa mossa di bianco che serve sia appunto per salvarsi, ma minaccia anche di andare a rovinare il territorio e l'angolo di nero. Nero gioca 3 per evitare che la sua pietra appunto nell'angolo venga circondata. Naturalmente altre mosse diverse da questa qui di nero sono possibili e sono le famose varianti di Joseki. Ma questo è uno dei pattern per questo tipo di Joseki qui, quindi con questa apertura iniziale qui di nero, questa pinzatura iniziale di nero, è quello più standard, più classico, ok? L'apertura più classica. Da un punto di vista locale, quindi ripeto, guardando solo il quadrante qui in alto, questo tipo di Joseki va bene così com'è. Bianco fa i cacari, nero pinza, bianco scappa, nero protegge. Tocca a bianco ancora, per come stanno le cose, bianco può fare anche un tenuki da un'altra parte, perché qui la situazione è tutto sommato abbastanza stabilizzata. Poi dipende da che progetti ha bianco e come intende sfruttare il suo assente, perché abbiamo detto questa mossa è insente, nero in gote, tocca di nuovo a bianco, bianco può continuare e decidere di continuare ad attaccare o fare quello che vuole fare, oppure sfruttare il suo assente in modo morbido e andare per esempio ad accaparrarsi altri punti del goban in giro. In questo caso quindi, ripeto, la situazione può essere considerata tutto sommato conclusa. In molti altri casi invece una situazione del genere può e o deve essere ulteriormente sviluppata. Ecco, se voi nello studiare i Joseki sugli infiniti libri che sono in circolazione, sugli infiniti file SGF dove ci sono decine e decine di migliaia di Joseki, di varianti compagnia bella, non applicate questo tipo di approccio che abbiamo visto adesso, ovvero cercare di capire perché questa mossa
va giocata qui, dopo che ho avuto una risposta del genere, saremo sempre nel dominio dell'imparare a memoria. E come abbiamo visto all'inizio di questo capitolo, va bene imparare a memoria, però noi possiamo ragionare solo per noi stessi. Se io sono un drago e mi imparo tutto a memoria, potremmo trovare di fronte un avversario che non sa assolutamente imparare a memoria, per cui se lui ci risponde in modo diverso da come noi ci aspettiamo, andiamo in crisi. Sappiamo però appunto che questa è la miglior sequenza locale. Di conseguenza, se impariamo a capire il significato delle mosse, riusciamo anche a capire, nel caso di una risposta sbagliata da parte del nostro opponente, quale sia il rimedio per poter comunque mantenere il vantaggio. Ma adesso andiamo a vedere un esempio pratico in un ambito più generale. Questo Nick and Toby di bianco, come va a svilupparsi e a rendersi utile a tutti gli effetti. E vediamo appunto Joe che di prima che significato assume con queste due pietre. Allora, abbiamo detto che il nero gioca in questa posizione ed ecco il famoso Nikken Tobi di bianco. Allora, secondo Kageyama, quello che sta succedendo in questo caso è la sequenza corretta. Quindi bianco fa il suo Nikken Tobi, insente, ok? Quindi minaccia l'ingresso nella zona di nero in questa posizione qui. Nero quindi decide di proteggere con il Keima in questa posizione e vediamo che bianco quindi fa questa mossa qui. Ecco qui, allora vediamo intanto questa mossa. È estremamente buona nella posizione giocata. Ha in effetti due significati. Ricordate che in una pillola anche parlavamo delle mosse che portano con loro più significati e danno quindi valore aggiunto alla mossa stessa. Questa mossa qui, la numero 3, oltre a generare una naturale estensione di queste due pietre in questa direzione, quindi sottende un ulteriore moio in questa posizione e dà naturalmente influenza in questa posizione qui, va anche ad attaccare e a minacciare quella singola pietra di nero che adesso comincia a essere solitaria perché ha un'influenza di bianco da questa parte e una sua pari molto vicina qui, questa pietra è in svantaggio. Questi sono i due significati della mossa, questa qui. Nero quindi anche lui si porta in una posizione di vantaggio perché con questa mossa qui crea due significati anche lui. Il significato di estendere per poter avere una via di fuga in questa direzione, ma anche questo qui è un punto chiave d'attacco per poter penetrare eventualmente in futuro tra queste due pietre qui di bianco. Naturalmente bianco annusa questa possibilità ed è costretto a difendersi, ma attenzione, bianco non si difende in modo spurio e banale, semplicemente rafforzando con un nobi questa sua pietra, ok? Ma la protezione la fa in questa posizione qui, quindi spostando la pietra in questa direzione ha due significati anche qui, quindi mi proteggo dalla divisione potenziale che potrebbe farmi nero qui e rompo le scatole anche a queste due pietre minacciando io stesso anche un ingresso in quella direzione. Infatti poi Joseki prosegue con nero che è costretto a difendersi a contatto in questa posizione. Bianco allora a questo punto può permettersi con un Ikken Tobi di uscircene fuori in questa posizione. Ecco quindi che le ultime due mosse di bianco, questa e questa, che sono due mosse se vogliamo un po' piccoline, però nel contesto del Joseki si portano dietro molti significati. Come dicevamo,
con questa è come se bianco dicesse a nero, non mi dividerai mai, anzi tento di dividerti io, e nero si blocca, e il significato di questa è nero non mi chiuderai mai e non mi circonderai mai, perché ricordate il key point nostro è il key point dell'avversario. Se nero avesse giocato in questa posizione, guardate cosa potrebbe succedere a quelle tre pietre lì che sono completamente circondate da nero. Traiamo quindi le conseguenze di tutto questo giosecchi in questo contesto qui. Ora bianco, che è riuscito a scendere e a mettere in salvo tutto questo gruppo di pietre, può dedicarsi eventualmente ad attaccare queste due pietre che adesso cominciano sia a essere solitarie, e per il fatto che ha comunque un muro di influenza, qui ha una sola pietra, però ha la possibilità di sfruttare anche la forza che gli danno queste due pietre qui. Ricordiamoci poi che se nero volesse per esempio scappare in questa direzione qui, bianco potrebbe tentare di pressarlo in qualche maniera, cercando di attaccarlo in qualche modo, forzando quindi nero ad andare a sbattere su questa influenza qui, però nero così facendo, ricordate il capitolo su le sfere di influenza del territorio, bianco controrispondendo creerebbe ulteriore influenza da questa parte e rafforzerebbe molto questa porzione del Goban. Questa cosa che vi ho appena detto fa parte appunto di quel capitolo in cui si spiega come utilizzare la sfera di influenza, quindi non per circondare il territorio ma per attaccare l'avversario. Ma vediamo adesso lo stesso Joseki in un contesto un po' differente. Qual è il contesto differente? Beh, semplicemente non cambia nulla, se non che in questo lato qui, invece di esserci lo shimari di bianco, c'è lo shimari di nero. Eccolo qua. Cosa dovrebbe fare bianco qui? Bene, questo esempio dimostra che se si fanno i Joseki esclusivamente a memoria, recitati a memoria, come una poesia delle scuole elementari, senza comprenderne il significato, ovvero senza capire tutte le varie mosse che vengono fatte, che scopo hanno nel contesto, ok, locale, ma anche generale, possono rivelarsi pressoché catastrofiche. Perché appunto bianco in questo contesto, facciamo finta che appunto sia un bianco sprovveduto, dice ok, allora, nero ha già queste due pietre qui, ha già fatto nel Fuseki questa apertura qui nel Komoku, bianco attacca e nero pizza, ok? E bianco dice, benissimo, io conosco Joseki. Allora, conoscendo il Joseki, fa il famosissimo Nick and Toby, quello che abbiamo visto fino adesso. Eccolo qui. Come si sviluppa questa situazione in questo contesto adesso? Nero, che è un po' meno sprovveduto di bianco, come risponde? Fa anche lui la sua mossa del Joseki famosa, tocca di nuovo bianco e si fa la sua famosa mossa 3, ricordate? Eccola qui. Quindi le due pietre, questa pietra che prima era un'estensione e una minaccia quella, adesso minaccia molto poco quella, semplicemente perché è braccata, passatemi il termine, da queste due pietre di nero. E mo nero come si comporta? Allora, visto che nero è un po' meno sprovveduto, va a prendersi il punto chiave d'attacco in quella posizione lì. Bianco qui deve cominciare a cambiare strategia perché si vede in difficoltà con queste due pietre qui. Va a contatto in questa posizione. Conscio del fatto che si è probabilmente reso conto che questa pietra qui non funziona più tanto quanto prima rispetto a quando avevamo le due pietre bianche qui, deve necessariamente cercare di fare una base da quelle parti lì, perché se anche riuscisse a scappare, come abbiamo visto nel precedente Joseki, nero potrebbe braccarlo in questa posizione qui. Nero, anche se bianco scappa, nero crea una muraglia che spinge bianco in quella posizione, questa muraglia minaccia quella pietra e crea ulteriore influenza qui, quella pietra poveraccia è sola perché ci sono queste due.
Bianco se ne accorge tardi, quindi deve mandare in malora il suo Giuseppe imparato a memoria, va bene, di cui andava tanto fiero, e deve cominciare a dimostrare le sue capacità. Quindi, dopo quella mossa di bianco, nero fa un anè in quella posizione lì, bianco scende qui, nero scende giù, bianco viene qui, attari a bianco, bianco si infiltra, nero naturalmente protegge, bianco protegge l'attari di prima, nero rinforza questo doppio taglio, ora sì, bianco scappa verso giù, bianco prende posizione in quella direzione lì, bianco congiunge, nero estende. Kageyama a questo punto ci dice: seppur diverso da quello di prima, questa è una variazione, è una variante del Joseki visto in precedenza. È un altro Joseki che magari in scala locale avrà anche il suo significato, però in una scala generale perde completamente il significato. Cioè, la variante non è stata adottata per gestire questa situazione qui. Naturalmente qui bianco ha ancora delle potenzialità per poter vivere, perché magari qui scappa, qui potrebbe per esempio mettere, minacciare quella pietra lì, e quindi creare un occhio. Se nero si difende lì, bianco può saltare e magari qui bianco riesce anche a vivere. Però intanto qui è un gruppo molto corposo che non ha assolutamente occhi. È sotto scacco da nero, che ormai ha una base fissa qui e questo gruppo vive e lo sta schiacciando verso l'altro gruppo, che invece è bello, ha molta aria qui per poter respirare, può ancora correre giù e tenere bianco schiacciato. È una povera pietra lì che può essere governata da nero come vuole, e nero potrebbe trarne un grossissimo vantaggio in questa posizione. Ecco quindi una scelta sbagliata, quindi iniziare un Joseki solo perché si sa che le pietre vanno giocate in quella determinata posizione, ma in un contesto sbagliato, come può tornarci contro. Vediamo ora questo stesso schema di partenza con un'idea un pelo più vantaggiosa per bianco. Allora, in una situazione del genere, quindi, a prima vista bianco deve già capire, questo è un esempio su miliardi, ok? Però, visto che ci siamo, possiamo dire che in una situazione del genere balza subito all'occhio che nella parte superiore del Goban sta naturalmente comandando nero, perché abbiamo quattro pietre di nero contro una singola pietra di bianco. Sarebbe un atteggiamento troppo spavaldo quella di voler fare una mossa così ampia e quindi facilmente tagliabile, essendo di conseguenza essendo facilmente tagliabile potrebbe essere oggetto di molti attacchi da parte di nero. Essendo oggetto di molti attacchi da parte di nero, bianco quindi dovrà cercare di difendersi da questi attacchi. Di conseguenza, difendendosi, sarà costretto a giocare in gotè. Giocando in gotè lascerà il sente per molte mosse consecutive a nero, e questo sente, se nero se lo sa gestire bene, potrebbe riuscire a creare i danni che abbiamo visto per esempio nell'esempio precedente. Quindi cosa deve pensare a bianco dopo questa mossa di nero? Perché bianco, se fa un kakari in quella posizione lì, aspettandosi che magari nero faccia un'estensione da questa parte, lui può crearsi un'ulteriore estensione lì, non c'è ombra di dubbio su questo. Però se nero ha uno spirito combattivo e gli fa la pinza, la prima cosa che bianco deve pensare in questa circostanza è quella di mettersi in salvo. Sarà una mossa di questo tipo qui, alla quale nero naturalmente può permettersi di rispondere
da questa parte qui, quindi creando un po' di pressione lì, automaticamente aumentando anche il moio in questa posizione, lasciando perdere momentaneamente quella pietra lì, perché quella pietra lì tutto sommato è coperta dalle sue amiche qui, che gli danno una copertura con la loro influenza. Quindi dopo questa mossa di nero, bianco crea un'ancora con questo keima, crea un'ancora verso la prima linea per creare una potenziale base, però avendo sempre il naso un po' fuori dall'acqua per poter uscire da questa parte qui. Qui nero ha tutto il tempo di fare uno keima in questa posizione e quindi creare influenza e territorio, certo, fa benissimo. E 5, quindi la quinta mossa dello schema, questa posizione qui di bianco, che va a sì adesso minacciare questa pietra qui, che comincia a essere un po' circondata, quindi nero adesso avrà due opportunità: o pensare di scappare da quella parte lì per andare ad attaccarsi alle sue pietre, o scappare verso il centro, anzi tre possibilità, oppure per esempio con uno shoulder hit minacciare quella pietra di bianco lì. Poi qui la partita potrebbe continuare, ognuno avrà la sua strategia, però in questo punto bianco va a minacciare quella pietra e a cercare di ridurre un po' l'influenza di nero. Queste che vi ho spiegato sono le mie considerazioni su questo tipo di schema. Provate anche voi a guardarvelo per conto vostro e cercate di capire anche voi ognuna di queste mosse qui che tipo di significato possono avere. Casomai scrivetelo nei commenti sotto il video. Kageyama ci dice, ecco appunto, che prima di questa mossa qui di bianco, che va deliberatamente ad invadere la sfera di influenza di nero, tutte le mosse che abbiamo visto fino adesso sono una variante di quel Joseki di prima. Anche questo è un Joseki. Questo non è più un Joseki, nel senso è uno sviluppo ulteriore del Joseki che abbiamo visto prima, di questo Joseki qui, che si serve appunto di questo Joseki per mettere in atto un piano che ha bianco in questa posizione. Comparate quindi questo schema e con le possibilità che ha bianco adesso con lo schema di prima, dove si era creato tutto quel mappazzone, quel groviglio qui di pietre, e dove bianco era sempre sotto scacco da parte di nero. Un'altra idea, sempre per questo schema qui, che porta però a un approccio per bianco un po' più belligerante, diciamo così, è un'uscita, è sempre un Joseki, quindi una variante, un'uscita di bianco in quella posizione lì, nero va in questa posizione per minacciare una divisione, bianco sale in questa posizione qui e nero con questo hane minaccia quella pietra di bianco lì, che con un nobi se ne va verso l'alto, allora che nero fa l'anè in questa posizione qui, bianco se ne va qui, nero se ne scende e bianco fa questo crosscut. Ecco, anche questo è un Joseki che però sottende appunto un approccio più guerrafondaio. Qui si vede subito l'aspetto belligerante, perché con questo taglio, con questo crosscut, bianco di fatto sta mettendo in difficoltà o una o l'altra di queste due pietre. Questa pietra è in scala, vedete, a perdere, e questa pietra qui è pressoché catturata già da adesso. Nero potrebbe mettere in attari, però bianco scappa e la situazione è quella di prima. Provate a vedervelo voi. Noi adesso andiamo avanti con il nostro video e riproducete questo schema che vedete qui, e fate un po' le vostre prove, le vostre considerazioni, e poi magari nei commenti scrivetemi lo schema che proponi al minuto tal di tali,
per me le mosse hanno questo significato. Ma ritorniamo un attimo quindi al nostro salto di due, al nostro Nick and Toby. Ci sono dei giocatori sostenitori, per così dire, della forza brutta, ok, che vedono in casi come questi la possibilità di dividere in modo proprio brutto e bieco le due pietre di bianco, per cui fanno delle mosse che sono quelle che vedremo adesso, che non sono considerate un Joseki, ovvero tentano di dividere, bianco va qui naturalmente per bloccare e mantenere la connessione tra le due pietre, e nero va qui e bianco chiude in questa posizione. Naturalmente chi ha un approccio come nero di questa situazione qui è una persona che ama giocare a go in modo molto combattivo e magari preferisce buttarla in cacciara, perché è molto bravo con gli tsume go, comunque con i combattimenti, quindi riesce a sfruttare tutte le debolezze dovute ai tagli, ai cross cut, a tutte quelle cose lì, sperando di essere un passo avanti all'avversario. Apro una parentesi, è uno stile anche questo qui, intendiamoci, il go ha mille facce, anzi molte di più di mille, però ci sono molti giocatori che si specializzano tanto nei combattimenti, per cui sanno veramente tutte le scappatoie, tutti i tagli, se sono fatti in seconda linea, in terza linea, in quarta linea, se la forma glielo permette fanno delle cose, cercando di essere un passo in avanti rispetto all'avversario, magari trovando un avversario meno abile nei combattimenti, quindi riescono ad avere sopravvento, e attraverso questi combattimenti realizzano la loro partita ed è il loro temperamento. Poniamo che nero in questo caso abbia mandato a farsi benedire il Joseki, dice no, io in una situazione del genere me ne fischio del Joseki, voglio creare un attacco diretto a bianco. Ecco, Kageyama dice che ha visto realmente questa situazione che ci sta spiegando nel suo libro e dopo queste mosse qui ci spiega anche come è andata a finire lo scambio, la sequenza. Quindi bianco ha giocato in quella posizione lì, nero ha naturalmente sfruttato questo taglio qui, bianco decide di salvare quella pietra per minacciare anche quelle due lì, e nero fa un cross cut ulteriore da quella parte lì. Bianco ne esce con le ossa rotte, però cosa ci vuol far notare Kageyama? Ci vuol far notare che se questa sequenza che ha giocato bianco avesse portato un vantaggio parallelo tanto a nero quanto a bianco, questo sarebbe un Joseki, uno dei tanti che in questa particolare situazione avrebbe funzionato. Ma visto che non funziona, non viene annoverato tra i Joseki. Ma attenzione, in questo caso qui è stato nero a cominciare la rissa, per cui non è stato bianco che ha sbagliato il Joseki. Attenzione, se vogliamo è stato nero che ha sbagliato il Joseki, perché abbiamo detto che queste due mosse qui sono delle mosse brutte che tendono a voler tagliare bianco. Bianco ha risposto a istinto, però non era forte abbastanza da poter vincere questo combattimento con nero. Per cui, partendo da questa situazione, allora nel suo libro Kageyama ci pone un problema. Ci dice, questo problema che vi sto ponendo l'ho posto a una classe di studenti di Go che ho tenuto io, che andavano dal quinto Q al quinto Dan. E ha proposto questo punto di partenza, quindi uno schema del genere, e tocca a bianco a fare la prossima mossa. Si dà quattro possibilità per bianco. Lui stesso guidava le risposte, per cui diceva, se bianco giocasse in posizione A, nero gioca in posizione B. Se bianco gioca
in posizione B, nero gioca in posizione C, se bianco gioca in posizione C, nero se ne fugge di qua, di conseguenza l'ultima mossa disponibile era e se bianco mette in attari qui, e caghiamo appunto dicesse benissimo, bianco mette in attari lì e se nero scappa, beh a questo punto bianco connette. Però anche qui arriva la classica mazzata che Kageyama ormai ci dà e abbiamo imparato anche a capire, dicendo che però con questa ultima risposta non avrebbero risolto il problema affatto. Kageyama ci dice che certo quella mossa è corretta, ma senza la corretta continuazione della mossa si rivelerà appunto un'ecatombe per bianco. Perché se appunto dopo l'uscita di nero in quella posizione lì, quindi uno bianco gioca in questa posizione qui, nero se ne scappa lì in alto, appunto bianco connette qui, nero prosegue in questa posizione qui, bianco se ne fugge lì, e nero va su, possiamo notare che visto che questa pietra di nero qui è ancora attiva, perché se anche venisse messa in attari o di qua lei avrebbe la possibilità di viaggiare e stare tranquilla, nero avrebbe la possibilità non solo di catturare queste due pietre che ormai sono praticamente sacrificate, ma di minacciare addirittura questo gruppo di bianco in questa posizione. Quale sarebbe stata quindi la continuazione dopo la mossa corretta lì? Vediamola subito. La continuazione corretta a questo attari di bianco che prosegue con la fuga di nero in questa posizione qui sarebbe stata un ulteriore attari di bianco qui che avrebbe naturalmente fatto fuggire nero, e un'estensione, un nobi di bianco in questa posizione qui. Secondo Kageyama, una volta che ha rivelato la soluzione corretta, dice addirittura che questa fosse stata la risposta un po' come l'uovo di Colombo, cioè una risposta talmente banale che è sotto gli occhi di tutti ma nessuno se ne accorge. Quelle due pietre lì sono andate, perché se anche nero cercasse di scappare via, bianco ridurrebbe sempre le libertà in questa maniera qui. Nero ne avrebbe sempre solo due. E che qui si scatenarono tutta una serie di commenti. Ci fu ad esempio un giocatore che disse: ma se dopo questa mossa di bianco nero, anziché scappare, cercasse di trarre profitto da questa mossa qui, e bianco a questo punto catturasse naturalmente questa pietra qui, la risposta di Kageyama fu: con un Ponuki in questo stato della partita bianco avrebbe praticamente già vinto, perché avrebbe la possibilità di sfruttare il Ponuki famosissimo che vale 30 punti, ricordate il famoso proverbio, un Ponuki inizio partita vale 30 punti. Ma poi la cosa è divagata moltissimo, partendo quindi dallo schema precedente, quello che abbiamo visto prima, dove bianco faceva la risposta sbagliata, che adesso vi ripropongo e vi farò vedere tutte le varie sequenze per farvi capire come un non Joseki giocato in alto, appunto in questa posizione qui, si può sviluppare e può prendere varie pieghe portando l'ago della bilancia molto verso un giocatore o molto verso l'alto, verso l'altro, quando invece abbiamo detto che i Joseki sono degli schemi che danno un equilibrio, perché portano appunto un vantaggio sicuro sia per l'uno che per l'altro. Ripeto, come dicevamo prima, va bene anche la forza brutta, però dobbiamo saperla padroneggiare, dobbiamo soprattutto essere pronti a avversari
che possono essere forti almeno quanto noi, se non di più. Perché questa situazione allora sarebbe stata disastrosa per Bianco? Vediamo un po' di esempi. Quindi, se Bianco fa un anè in questa posizione, la sequenza sarebbe pressoché questa. Questa è la situazione, la prima che vediamo, disastrosa per l'errata risposta di Bianco. Attenzione che qui Bianco adesso riuscirà probabilmente a vivere, non fa praticamente nessun punto, ne fa pochissimi, è costretto a giocare in seconda linea, che è la linea della sconfitta. Questa pietra di nero è ancora attiva e queste pietre di bianco sono molto molto in difficoltà, perché se nero qui avesse ancora dell'influenza, queste pietre sono messe veramente male. Vediamo un ulteriore sviluppo dello schema errato che abbiamo visto prima. Quindi parte sempre con l'anè in questa posizione. Eccoci qui, altra situazione disastrosa per Bianco. Bianco naturalmente non può mettere i natali qui, perché si metterebbe i natali da solo e lo catturerebbe. Da questa parte Bianco non può mettere i natali in questo gruppo, perché si metterebbe i natali da solo. Bianco è indietro della mossa, per cui se anche volesse per esempio rinforzarsi di qua per poi mettere i natali in quel gruppo lì, nero mette i natali in questa posizione e cattura automaticamente tutto il gruppo di bianco. Ma vediamo ulteriori sviluppi. Se bianco si allungasse di qua e nero rispondesse a questa estensione di bianco unendo qui, darebbe la possibilità a bianco, con questa mossa qui, di guadagnare spessore, thickness, in questa posizione. Quindi a questa estensione di bianco nero dovrebbe resistere in questa maniera, bianco estenderebbe ancora e quindi unire in questa posizione. Se nero poi giocasse in questa posizione qui, darebbe la possibilità a bianco di giocare questa mossa qui in sente, perché se nero non risponde minacciando l'attacco a queste due pietre qui, ma facesse tenuki, bianco allora sì, avrebbe la possibilità di cominciare a mettere in difficoltà nero in queste tre pietre. Tutti questi schemi che abbiamo visto, che sono di fatto degli schemi che spiegano dei combattimenti e delle circostanze che avrebbero permesso probabilmente a nero di catturare bianco se bianco avesse sbagliato questo tipo di risposta, quindi trovandoci con lo schema iniziale famoso che abbiamo detto essere questo qui, ne abbiamo visti un pochini, ma lo scopo che vuole veicolare Kageyama con questa serie di esempi, che sono appunto esulati un po' dal capitolo che sta studiando di Joseki, partendo tutto da delle risposte che non sono di Joseki ma sono delle forze brutte, ci sta a dire tra le righe proprio questo, che se ci si cimenta in un combattimento le possibilità sono tantissime. Dice che durante questa lezione qui, dai quinti Q e quinti Dan, molte altre possibilità sono uscite e lui non ce le sta snocciolando tutte quante. E ci dice che probabilmente un amatore ad alto livello, forse i quinti Dan, hanno
capito e sono riusciti a leggere veramente cos'era conveniente fare in quella posizione. Ma quindi, dietro la medaglia di tutto quello che abbiamo visto adesso, cosa ci sta dicendo, anche se non ce lo dice direttamente sul suo libro? Ci sta semplicemente dicendo che avere la capacità di leggere sin dall'inizio di tutto quello che è successo il Giosecchi migliore ci evita delle brutte sorprese. Ripeto, fare dei combattimenti va benissimo, può essere una strategia e può essere anche il nostro stile di gioco, però sappiamo che dobbiamo lavorare molto in quella direzione lì. Il Giosecchi invece ci dà la possibilità di sviluppare moltissimo il nostro gioco in tutto il Goban attraverso delle vie maestre che però vanno appunto conosciute. Di conseguenza, ogni qualvolta ci approcciamo ad un nuovo Giosecchi, o perché ci viene spontaneo utilizzarlo nelle partite o perché ce lo stiamo studiando a tavolino, non dobbiamo assolutamente studiarlo come se stessimo studiando una poesia alle scuole elementari, bensì dobbiamo capire che la pietra tal di tali va nell'incrocio tal di tali durante la mossa tal di tali per quel determinato significato. Questo tipo di studio ci si porta dietro un ulteriore vantaggio. Quello più diretto, certo, è l'apprendimento del Giosecchi fine a se stesso, però da un altro punto di vista ci insegna anche a capire quali sono le singole mosse cosiddette honte, cioè le mosse migliori in quella determinata situazione, e fanno sviluppare in noi quel senso generale che è necessario nel gioco del Go, di saper capire e ponderare ogni singola situazione. Adesso allora vediamo un altro schema sempre relativo a un Giosecchi abbastanza famoso. La situazione di partenza è quella che vedete in questa posizione qui. Quindi un Komoku da parte di nero, un approccio di bianco, tocca di nuovo nero. Allora, il Giosecchi in questo momento è quello che stiamo per andare a vedere. Quindi nero fa un'estensione, una pinza molto ampia in questa posizione qui. Bianco continua in questa posizione qui, nero fa un keima di qua, bianco se ne va in questa posizione qui e nero va qui. Il nostro Giosecchi finisce qui. Come abbiamo detto prima, le mosse tutto sommato sono molto semplice da imparare. Abbiamo messo giù quattro pietre, per cui la sequenza a memoria possiamo dire che è un'operazione molto semplice, ma questa sequenza, se imparata solo a memoria, non vi porterà del bene se non riuscite a capire il singolo significato di ognuna di queste pietre. Perché dopo questa mossa di nero bianco va subito in diagonale in questa posizione qui? E perché dopo questa risposta di nero la prima cosa che fa bianco è correre ad accaparrarsi subito questa posizione qui? Non è troppo bassa questa pietra qui giocata in seconda linea? Non va contro quel famoso detto che dice che la seconda linea è la linea della sconfitta? Non è una mossa quindi piccola giocata lì in quella posizione? E qual è il proposito di nero con questa mossa qui? È veramente necessario giocare in questa posizione? E questa poi di nero, questa estensione così ampia, è veramente necessaria? Visto così, posso dirvi, e Kageyama stesso ce lo dice, che ognuna di queste mosse che sono state fatte nascondono un significato molto ermetico, che naturalmente sono nella testa di chi ha effettuato il Giosecchi, sia da una parte che dall'altra. Ma per comprendere il perché sono state giocate bisogna concentrarsi sulla situazione, almeno in questa fase di studio che stiamo percorrendo noi. Come ci dice Kageyama nel libro, quindi
ci consiglia di riproporre questo pattern e questa sequenza sul nostro Goban e cercare da soli, ognuno di noi, prima di proseguire con la lettura, di capire ogni singola mossa che significato ha. Noi comunque andiamo avanti e vediamo la spiegazione che ci dà lui. Se Bianco, invece di fare la sua mossa, diciamo, del Joseki, che abbiamo detto essere utile per creare la base in questa posizione, dovesse sbagliarlo, diciamo così, e giocasse qui invece Bianco al posto di Nero, cosa si dovrebbe trovare a fare Nero? Beh, si troverebbe sicuramente in difficoltà, perché appunto, se l'avessi studiato a memoria, il Joseki si aspetterebbe che Bianco lo giocasse in questa posizione. Però, se Nero invece è ben consapevole del perché Bianco avrebbe dovuto giocarla lì, ma non la gioca e la gioca in questa posizione, beh, Nero naturalmente potrebbe fare questa mossa qui. Perché l'unico scopo di Bianco in questa circostanza qui è quello di creare una base solida per poter far vivere questo gruppo e avere sempre la possibilità di uscire da questa parte. Ecco che se Bianco trascura queste due pietre volendo giocare in quella posizione, Nero deve assolutamente inibire a Bianco la possibilità di fare una base e invece Nero a sua volta riesce, lui sì, a costruirsela in questa posizione qui. Ecco che lascia un gruppo di Bianco completamente privo di occhi e in balia delle pietre avversarie ed è quindi costretto a scappare verso il centro. Qui comunque c'è una pietra solitaria, per cui il ragionamento è che la consapevolezza del perché quelle pietre, quelle determinate pietre vanno giocate su un incrocio piuttosto che un altro, servono ad entrambi. Servono soprattutto a chi ha studiato di più i Joseki, semplicemente perché chi studia i Joseki in questo modo, cercando di contemplare ogni singola pietra e qual è il suo significato, riesce sicuramente a capire che se l'avversario sbaglia il Joseki, ha, per così dire, sprecato l'opportunità di fare un'operazione vantaggiosa e questa opportunità deve essere naturalmente subito utilizzata dall'avversario. Ma proviamo a vedere lo stesso Joseki in un contesto più ampio, quindi con un Goban un po' più pieno di pietre, siamo comunque ancora nel Fuseki, però abbiamo una situazione analoga in questa posizione. Ecco, se Bianco giocasse il Joseki che abbiamo appena visto, senza una meta, ok, solo perché l'ha imparato a memoria, Kageyama con questo esempio ci dimostra che la memoria non viene assolutamente in nostro vantaggio. Perché ci siamo detti, quindi, che se Bianco giocasse lì e Nero giocasse lì, Bianco va a crearsi la base, Nero con quest'ultima pietra dà un potente segnale, due potenti significati con questa mossa, va a creare un'estensione rispetto a queste due pietre, quindi a ipotecare molto spazio per questo muoio qui che potrebbe fruttare punti, e va anche a fare una pinza a tre spazi contro questa pietra che con buona probabilità, sentendosi minacciata, sarebbe costretta a muovere in gotè per scappare verso l'esterno. Quindi per Bianco questo Joseki in questo contesto sarebbe un grossissimo fallimento, però Bianco il suo Joseki l'ha fatto egregiamente, ha messo esattamente le pietre nelle posizioni in cui doveva metterle. Il Joseki è questo, se noi ci basiamo su questo quadrante qui. Cosa dovrebbe fare allora Bianco per rispondere a questa pinza? Dovrebbe giocare il suo Joseki? Abbiamo detto di no. Bianco dovrebbe avere l'accortezza di avere sempre un occhio di riguardo su tutto quello che sta succedendo sul Goban. Perché se è vero che in questa situazione c'è un relativo equilibrio, perché abbiamo questa parte qui che potrebbe essere gestita con il Joseki, come abbiamo visto prima, e questa parte qui che è una relativa parità perché abbiamo una pietra contro due pietre, in realtà se ci guardiamo attentamente,
abbiamo un lato che sono due pietre contro una e un lato, ok, che potrebbe raggiungere un equilibrio con questo. E questo equilibrio, come Kageyama stesso ci suggerisce, potrebbe essere ottenuto per esempio da bianco in questa posizione qui. Ecco che dopo un'eventuale risposta di nero a questa pinza, per esempio con una fuga verso il centro in qualche modo, allora forse sì, adesso bianco potrebbe continuare il suo Joseki da questa parte qui. Oppure si potrebbe sviluppare un combattimento in questa zona e sviluppare un Joseki da questa parte che si compenetri con la situazione che c'è da questa parte. Oppure se nella macro strategia di bianco, usiamo questo termine ormai a noi noto, c'è per esempio quello di voler fare territorio subito vicino ai bordi e influenza verso il centro, beh, bianco potrebbe tranquillamente giocare nelle posizioni ad esempio come questa o come questa. Probabilmente questa enfatizzerebbe un po' di più un attacco verso quella pietra che nero potrebbe assolutamente annusare e di conseguenza potrebbe cominciare a rispondere per le rime, oppure una mossa più sciolta e più morbida nei confronti di quella pietra, però più indicativa di una volontà di unirsi a quella lì, per cui anche semplicemente spostandoci di un solo incrocio, anche visivamente, è facile intuire che in questa posizione si è molto più minacciosi, in questa posizione si è molto meno minacciosi, però si ha più la volontà di andare a giocare da questa parte. Allora nero potrebbe fare per esempio uno shoulder hit qua e il gioco continuerebbe sicuramente. Ci sarebbero mille altre varianti perché, come Kageyama stesso ci dice in questo capitolo, quando conoscete e imparate la verità intima di ogni singolo pattern, di ogni singola sequenza, quindi capendo pietra per pietra qual è il loro significato, semplicemente dalle prime 4-5 mosse si sbloccano centinaia di altre sequenze che possono venire a nostro vantaggio, di cui il Joseki è di fatto una radice. Immaginate un albero che sta crescendo. Il Joseki è la radice solida che fa in modo che quell'albero poi cresca in un determinato modo. Se questa radice non è solida e viene fatta male, l'albero probabilmente sarà instabile e cadrà. Fare in modo che un Joseki funzioni bene con tutta la situazione dell'intero Goban è estremamente importante. La ragione per cui i professionisti usano più di metà del loro tempo a disposizione nel Fuseki, nella parte iniziale, dove ci sono ancora tutti questi Joseki d'angolo da gestire, è proprio perché anche loro stessi stanno cercando di capire e di ponderare qual è il Joseki migliore che gli permetta di fare in modo che la partita si sviluppi secondo il loro personalissimo modo di giocare, secondo la loro macro strategia. La domanda da farsi all'inizio della partita, quando il Goban è ancora una tavola bianca, una tela bianca, diciamo, dove noi andremo a disegnare, già da qui noi stiamo impostando la nostra partita. Come vorrò vincere la mia partita? Combattendo con tante scaramucce, assicurandomi subito i lati e gli angoli, facendo per esempio come ultimamente sto giocando io, affidamento sullo stile cosmico, l'Uchuryu, per cui fare dei grandi moio. Benissimo, una volta che abbiamo scelto il nostro modus per continuare la partita, tutti i nostri Joseki, tutti i nostri sforzi dovranno essere volti ad ottenere quel particolare vantaggio e quella particolare situazione a noi vantaggiosa. Naturalmente non ci sono solo i Joseki, ok, li stiamo vedendo adesso, però ci sono anche tutte le cose che ci siamo detti fino adesso. Sono capace di intuire se una scala va a vincere o a perdere, sono capace di capire se sto tagliando o se mi stanno tagliando o se riesco a connettermi. Riesco a capire la differenza che c'è tra un territorio sicuro e una sfera di influenza, più tutte le altre cose che abbiamo visto. Ecco, tutti questi strumenti vengono poi utili per il quadro generale che ci servirà per sviluppare la nostra partita. Un Joseki non è solo un problema locale. Il Joseki nella sua realizzazione
abbraccia e deve abbracciare sempre tutto l'intero globale. Ma andiamo avanti. Invertendo queste due pietre in questa maniera, l'effetto del Giosecchi, che adesso vedremo qui, cambia ulteriormente. Stiamo a vedere. Allora, noi effettueremo ormai il consueto Giosecchi che tutti avete imparato a conoscere in questa posizione. Per cui il nero pinza, abbiamo detto, il bianco se ne esce qui, il nero estende in questa posizione, il bianco si crea la base e il nero estende. Quindi abbiamo detto che fino a questa mossa qui che abbiamo visto adesso, questo è il Giosecchi standard. Ma vedremo che adesso sarà nero che otterrà un risultato poco soddisfacente. Con questa mossa di bianco, che è considerata da Kageyama una strategia molto avanzata, perché vedete, fa uno shoulder hit in questa posizione, per cui costringe nero a fare sicuramente qualcosa. E questo qualcosa è naturalmente, viene distinto la volontà di coprirsi per aiutare a chiudere questo territorio e andarsi a unire nella pietra nera che è in questa posizione. Vediamo come continua poi. Come potremo notare dalla sequenza che Bianco fa in questa posizione, la tattica è quella di voler creare una situazione di overconcentrazione, come dicono gli inglesi, di super concentrazione di pietre nella parte alta. Ed ecco che, come potete vedere, nero si crea una forma bruttissima in questa posizione, racimola ben poco territorio perché ha comunque già giocato tre pietre in seconda linea, mentre bianco, tutto sommato, riesce attraverso queste pietre qui, e adesso tocca ancora a bianco, per cui potrebbe andare a rafforzarsi in qualche modo qui o qui, probabilmente qui sarebbe intelligente, riesce appunto a crearsi un muro molto importante che gli dà un'influenza utilissima verso il centro in questa posizione. E il tutto perché anche qui nero, in questo caso, ha giocato in modo bieco il suo Giosecchi senza considerare quello che stava succedendo dall'altra parte. Vediamo invece nero cosa avrebbe potuto fare al posto di giocare le sue prime mosse nel Giosecchi, per cui ritorniamo un attimo indietro. Quindi abbiamo detto la pinza di nero, l'uscita di bianco in questa posizione. Nero prima aveva giocato in questa posizione qui, ma se per esempio adesso nero facesse un keima e andasse a giocare in questa posizione, comincerebbe intanto già a creare una pressione a bianco in questa posizione qui. Bianco dovrebbe rispondere così. Dopo questa mossa di bianco, questa variante del Giosecchi finisce. Attenzione che bianco non può assolutamente omettere questa posizione qui, di questa pietra qui, perché se al suo posto si giocasse nero, bianco sarebbe poi costretto a proteggere questa pietra e nero avrebbe il sente e avrebbe distrutto tutta la base di bianco. Per cui bianco è costretto, per concludere il suo Giosecchi, a giocare questa pietra qui, che gli dà la possibilità di creare la base. È una mossa in gotè, per cui adesso il sente è ancora nero. E allora in questo modo qui adesso nero può lavorare dall'altra parte. Nero quindi ha il sente e può dedicarsi al lato sinistro. In che maniera? Beh, notiamo la pinza che ha fatto di qua, in questo caso è speculare. Bianco se ne scende. Vedete, è esattamente la stessa posizione.
Attenzione però adesso che nero non fa questa mossa qui, ma va a contatto. Andando a contatto cambia il sapore di tutto Giuseppe, perché comincia a mettere pressione a quelle pietre lì che hanno bisogno, ricordate, di fare la base lì in alto. Bianco allora prosegue in questa maniera. Il divertimento nelle aperture comincia quando si riesce a elaborare idee come queste, cioè a trasformare in verità un'idea che abbiamo noi preconfigurata nella nostra testa. Questa idea non è chissà cosa, è semplicemente il nostro modo di esprimerci attraverso il nostro modo di giocare a Go. Si fa il concetto che vi accennavo prima, ovvero quello che ognuno ha il proprio stile. Naturalmente dal 30° al 20° più uno sta ancora imparando i rudimenti, probabilmente non ha ancora maturato una conoscenza tale e una lettura tale del gioco da poter definire addirittura di aver imparato uno stile o capito uno stile suo. Però è il fatto di capire questi meccanismi e tutte queste modalità che rendono il gioco interessante e divertente. Questi Giuseppi, che sono quelli che si fanno durante il Fuseki generalmente, sono legatissimi alle aperture, quindi sono legatissimi al Fuseki e devono essere considerate un tutt'uno con lo stesso. Kageyama ci dice poi, in base alla sua esperienza, che alla fin fine tutti gli amatori sembrano imparare almeno i Giuseppi, quelli di base, quelli più famosi, quelli più classici, ma sono generalmente tutti quanti molto pigri nel metterli poi in pratica e ad utilizzarli. E secondo Kageyama questa è una delle più grandi debolezze degli amatori rispetto ai professionisti. Voltiamo quindi definitivamente pagina e andiamo verso la fine di questo corposissimo capitolo e sentiamo cosa da dirci adesso il maestro Kageyama. Come spunto di riflessione verso la fine di questo capitolo, questa è una partita che aveva fatto con un suo allievo terzo dan ed era quindi un teaching game. Il suo allievo terzo dan aveva ben 4 pietre di vantaggio e la partita è cominciata in questa maniera. Ecco, fermiamoci un attimo a questo punto. C'è stato il Fuseki, abbiamo visto un po' di scambio, un po' di mosse, ma tutto quello che si è svolto in questo gruppo di pietre qui, secondo Kageyama, non era una sequenza adatta in questo caso. Ma rivediamo quindi la sequenza da questo punto. Nero, per così dire, sente difficoltà perché sente che quella pietra lì può minacciare questo angolo, e in qual modo anche quello perché è giocata esattamente in centro. Come prima scelta quindi nero decide di andare a rafforzare il lato sinistro, di conseguenza bianco se ne va a fare un kakari a questa pietra. Ed ecco qui la famosa mossa numero 8 che fa nero. Tutto sommato il ragionamento che stava facendo il suo avversario era corretto in proporzione al suo grado. Molti giocatori più deboli tendono a scambiare questo tipo di contatto qui come un attacco da parte di nero a bianco. In realtà effettivamente qui nero pensava giustamente di cominciare a fare un Joseki che Kageyama chiama in gergo un attach and extend, ovvero un modo di giocare molto serrato con molti nobi per creare dei gruppi solidi e facili poi da trasformare in basi solide. Ma come nero fa questo attach and extend, quindi solidifica se stesso, osservate come le mosse di bianco, che sono appunto dopo questa mossa qui, poi bianco se ne va qui sotto, ecco il nobi, quindi nero si estende,
Ecco Bianco che si estende, vedete che Bianco comincia a crearci anche lui una basetta per cominciare a dominare questo lato qui del Gobà. Ecco un altro Nobi solido di nero e Bianco finalmente fa questa mossa. Quindi Bianco sta facendo esattamente la stessa cosa che sta facendo Nero, però dal lato, ovvero sta giocando molto solido e molto vicino e sta creando anche lui un ancoraggio per poter poi vivere. Nero poi per finire fa la sua mossa, questa qui che è la quattordicesima della sequenza. E Kageyama ci dice che questo Joseki che è stato giocato qui non solo è svantaggioso a livello complessivo del Goban, come ci dicevamo prima, ma questo addirittura sbagliato da un punto di vista locale. Non doveva essere scelto questo Joseki in questo caso. Qual è questo svantaggio? Beh, lo svantaggio è, se vogliamo, molto banale. Nero ha giocato 5 pietre, quindi 5 mosse, contro 4 di bianco. Ma non è che questa quinta mossa che è stata giocata dia un valore aggiunto nettamente superiore. Non c'è nessun valore aggiunto, perché bianco ha ottenuto un risultato paragonabile, ovvero un ancoraggio solido, risparmiando una mossa. La scelta di nero infatti ha permesso a bianco di fare questa mossa che dà a bianco appunto il vantaggio di creare del territorio e dell'ancoraggio. Se nero avesse giocato, guardate anche dal punto di vista visuale, in questa posizione, o avesse trovato il modo di fare un Joseki che gli permettesse di giocare in questa posizione a un certo punto, avrebbe sicuramente avuto probabilmente meno pietre qui, però avrebbe rubato un key point che dava la possibilità a bianco di stabilizzarsi e anche, guardate, sottendeva un moio molto grande da questa parte. Come abbiamo detto miliardi di volte, il key point dell'avversario è il key point mio, per cui con questa mossa Kageyama dice che ha proprio rubato definitivamente un punto molto importante del Goban. La mossa numero 8, secondo Kageyama, anziché farla qui, nero avrebbe potuto e dovuto farla appunto dove bianco poi ha fatto la mossa numero 13 nella partita reale. In questa posizione, questa è l'unica vera mossa che sia un'estensione che una pinza verso quella pietra di bianco. Bianco allora tra le varie scelte potrebbe tentare il doppio approccio in questa maniera qui. La situazione è nettamente migliorata per nero. Nero qui ha del territorio, bianco ha del territorio ancora molto schiacciato, nero ha la possibilità di uscirsene e sta tenendo in scacco quella pietra lì, ha cominciato a mettere giù un moio importantissimo in questa direzione e se bianco comincia a buttarla un po' in cagnara, come vedete nero non ha molta difficoltà a gestirsi bianco. E se a qualcuno non piace finire in questa situazione, con questo taglio qui, in questa posizione, dove se poi giocasse bianco potrebbe mettere in scala quella pietra o comunque potrebbe causare un po' di problemi, beh, ritorniamo indietro un secondo. Dopo questa mossa di bianco, nero potrebbe mettere in Atari, bianco salverebbe. Allora adesso sì, nero potrebbe connettere qui. La situazione cambia ulteriormente. Ma ritornando alla sequenza originale, a cosa dovrebbe restare attento quindi poi nero se bianco giocasse in questa posizione? Beh, la risposta corretta è questa. Come dicevamo, evitare a bianco di crearsi la base. Se nero giocasse in questa posizione, allora bianco giocherebbe qui. Nero giocherebbe qui e bianco giocherebbe qui. Bianco
Benissimo, allora è tutto chiaro? Perfetto, allora adesso andate a prendere il libro che già c'è sopito nella vostra libreria sui Giosecchi, oppure tirate fuori il vostro file SGF preferito e cominciate a studiare i Giosecchi con questo metodo che ci è appena stato spiegato. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.